Sono spermo, 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 sì, sono il presidente degli spermo. Gli spermo sono più di Dio. Io sono più di Dio. La Trinità. Spermo, spermo, spermo. Da quando ho visto gli spermo? Da quando ho visto gli spermo? Sono andato giù di testa, sì, sono andato giù di testa. Sì, giù di testa. Sì, giù di testa. E lei che? Non li conosco. No, non li conosco. Chi sono? Non li conosco. Ricorderete, cari sportivi ed amici, ci lasciamo circa 3 mesi fa parlando dell'elogio della pazzia come regola di vita dell'individuo spermos. Puntualmente, dopo quello splendido trionfo che aveva meravigliato le platee di tutto il mondo, una ventata di follia soffiò su tutta la squadra, dai giocatori al vertice dirigenziale, sgretolando e polverizzando quella micidiale macchina da canestri in tanti piccoli microcosmi impazziti alla ricerca di un'identità. E la finale incombeva. Solo lui. Leo Carvala! No! Briscola, briscola! No, Leo Carvala! Leo Carvala! Oh, c'è Alvin! Allora? Ma chissà cosa ha fatto? Oh, speriamo bene. Non lo so. Ma dov'è? Dov'è? Sta arrivando, sta arrivando. Ah, sì. Allora? La finale è il 15. No. Gli spermi si sciolgono, si è rovinato. Niente, vero, non c'è ordinario. Chissà, come si mette? Ho un'idea. Signore, un gettone. Siamo lo blocca? A me al top. Speriamo che sia in caso. Oh. Pronto? Non sopporto il telefono. Don Harrison sulla 2? Sì. Imbecilli. Ok. Sì, col cazzo che passo. Dedico questa mia ennesima vittoria all'ingegner Ferrari, naturalmente a Gilles Villeneuve. Sei scemo, Ron? Sei bevuto il cervello? Ho bisogno di te per la finale con il Lakers. Ci sarò naturalmente, ci sarò, non posso mancare, ma non vedo la Renault. Dove saranno Sisla e Tassoni? Ancora? Aicio, vienimo a vedere qui. Non sopporto i bambini. Non è roba per te, ti servo per la finale per i Lakers. L'ultimo chiude la porta. Non sopporto le porte. Avanti, cano! Muovetevi! Muoviti! Muoviti! Bastardi! Manovali di merda! Le carne da macello, non riuscirete a fare mai altro! Muovetevi! Qui! Ecco, scavate qui! Muoviti tu! E tu, Gobbo! Cazzo fai? Muoviti!
scavate! Non sopporto la violenza! Basta con questi dossier. Mi servite per la finale. Da adesso le spicolate le darete solo ai Lakers. Di più e mi faccio male, poi andrò a settimane. Io buono che sfiga. Palladini, maledetto busone. Ma anche steritrone. Adesso in modo del cazzo, sono troppo sfigato io. Può mica dare una sfiga così. Non sopporto il cazzo. Ma mi sembra di diventare matto. È pazzesco. Che si fa, Stra? Sei scemo? Ah, sto buono, voilà. Ho puntato il fante sotto la prima, ho perso tutto. Cosa c'era in faccia? Un re. Ma allora non capisci un cazzo. Io ho 30 anni che giochi la bassetta e sai benissimo che quando c'è un re in faccia devi andare alla mezza. Sei proprio scemo, vedi proprio il mondo alla rovescio. Come fai a essere così deficiente? Buona la mezza, sotto la faccia, pego un due, tiro un fermo. Non prendere iniziative. Non c'è tempo per suicidarsi. Ad ogni modo ci libererai della tua odiosissima presenza dopo il finale. Grosso idiota. Cosa? Psicodrastice! Bene, tornerai a segnare! Fai sapere a Mari e a Monti che il succo d'astice fa bene ai tonti. Meditate, gente, meditate. Succo d'astice e sai cosa bevi. Spermos per l'uomo che non deve chiedere. Mai. Via! Fermati! Via! Via! Andate via! Via! Calmati Marco, calmati! Andate! Via, via! Andate via! Non sopporto i sassi! Marco, ho bisogno per ti tempo per raffinare con i Lakers! Avanti, piantala! Lakers! Lakers, che fa Lakers? Lakers! Oh, Lakers, Lakers, sì! Sì, Lecker! Che sa, non sopporto i pazzi! Lecker! Lecker! Non sopporto morire nei film! Era insopportabile! Ecco, guarda, studiati questa parte che è molto, molto importante. Sì, 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 molto. È Sandokan, vedi? È Sandokan, sì, Sandokan. Cosa fai? Chi è? Scattaci, devi vendere l'astice. Sì? Cos'è? Guarda, Cocco, Einstein non è nessuno al mio confronto. Idiota, stronzetto. No, 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 dai.
No, 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 no! Libra. Leo. Cancer. Ralph. Charles. Paul. Larry. Pronto. Vuoi giocare a basket? No. Ma giochiamo contro il Lego? Allora sì. Mi passano a un'agenzia. Sono previsti possibili atterraggi di UFO. Signori, non è il caso di allarmarsi. Buonasera. Ma sbaglia Dražen Petrović, 6 punti di vantaggio dunque per la formazione jugoslava e Radovanović stoppa Walters, va il tiro ancora e recupera il rimbalzo d'attacco e realizza Tikhonenko, molto bravo in questa occasione Tikhonenko, mentre Čosić prepara il rientro del numero 8 Petranović. Ancora Dalibagić che va al tiro ma subisce fallo da Volkov. 14 minuti e 50 secondi al termine, Jugoslavia che ha 4 punti di vantaggio. Quel Volkov che avete visto che ha commesso questo fallo, il numero 4, è stato uno dei giocatori che, eccolo qua in primo piano, è stato scelto nel draft americano, è sicuramente un ragazzo che avrà un grandissimo avvenire.
tiro dalla distanza di Dalipaghi, vedete il caldo, non può essere che Dalipaghi non piglia neanche il ferro. Questi campionati del mondo sono stati sicuramente inficiati in una certa qual misura. Ancora Sabonis che tira da tre, non so se da tre o no, comunque si diverte a tirare, non fa nient'altro assolutamente, però insomma aiuta la squadra con delle belle bombe e ha riportato l'Unione Sovietica alle calcagna, come vedete, degli avversari. È davvero curioso, lo vedete lì in mezzo all'area, verde, salta sui rimbalzi, lancia i suoi al contropiede, vediamo Walter, lui è rimasto indietro, non c'è, non, i rimbalzi d'attacco non lo riguardano. Ballo forse intenzionale in questa circostanza, è stato Alexander Petrovic a commetterlo. Ad ogni modo vediamo la decisione degli arbitri, adesso il punteggio è veramente, guardiamo che sulla palla, beh forse no, intenzionale no, cercavano di conquistare la palla entrambi, vediamo la decisione degli arbitri, Asa Petrovic è inquadrato in questo momento, caduto in parecchie circostanze, se si pensa che questa squadra ha perso dall'Argentina, bisogna dire che il basket allora è tutta un'altra cosa. Era entrato Volkov, ha commesso ancora fallo Petranovic, sono da giocare ancora 14 minuti, il gioco deve riprendere con una rimessa in attacco da parte dell'Unione Sovietica. E se ne incarica per l'Unione Sovietica Tikhonenko, c'è un punto da recuperare, ora Sabonis si decide ad assumere posizione sotto canestro e immediatamente c'è fallo su di lui da Radovanovic, fallo di Radovanovic su Arvidas Sabonis che è andato per una volta a giocare nella sua posizione, poteva forse, infatti ha anche realizzato, ma il fallo è stato fischiato in precedenza, terzo fallo di Radovanovic, fino a questo momento Sabonis ha realizzato un 3 su 3 dalla lunga distanza, da tre punti, quasi a voler confermare chi, a dare ragione a chi dice che in fondo il suo ruolo reale, pur con 2,20 m non è sotto canestro ma è quello di ala alta, in quanto è in possesso di un ottimo tiro e potrebbe essere un grande giocatore nei professionisti americani, non sotto i tabelloni ma un po' più lontano. Intanto ha realizzato i tiri liberi e ha riportato in vantaggio l'Unione Sovietica sulla Jugoslavia di un punto, 57 a 56. Ora l'Unione Sovietica può incrementare il suo margine di vantaggio, ma riesce a controllare in qualche maniera la palla e va al canestro da tre punti, ma c'è un intervento precedente dell'arbitro Richardson che fischia un fallo intenzionale alla formazione jugoslava, un fallo intenzionale al numero 8 jugoslavo Petranovic, quarto fallo di Petranovic, e il canestro da tre punti realizzato dall'Unione Sovietica non è dunque valido. Siamo sempre 57-56, giusto quanto diceva De Cleva prima, vedete che Petranovic dà proprio un cartone, come si dice in gergo, e sbatte l'avversario al di là dei cartelloni pubblicitari. Dicevo, sicuramente Sabonis, se dove in proiezione dei professionisti può giocare solo ala, sotto canestro non se ne parla neanche, ma come ala in attacco c'ha l'arma del tiro, in difesa io non saprei proprio quale ala potrebbe tenere, perché è piuttosto fermo e gli vanno via giocatori molto lenti, figuriamoci i razzenti attaccanti della NBA. Si riprende con una rimessa laterale per l'Unione Sovietica che ha segnato un solo tiro libero, sono stati giocati 6 minuti e 40 secondi, la partita è sempre sempre molto incerta, bisogna dire che la Jugoslavia sta giocando basket decente, adesso Sabonis si è rimesso nella posizione sua, Walter tira da fuori, Sabonis non va a rimbalzo, appena l'avversario tira se ne va, c'è stato un fallo in questa circostanza visibilissimo fischiato su Walter che in effetti non è riuscito neanche a arrivare vicino al tabellone, ma non è stato visto dagli altri. Di Radovanovic in attacco a lavorare la palla, cerca la conclusione in gancio e infatti no, ha servito molto bene, però con un'azione sospetta di passi. Vedete che protestano i giocatori sovietici in questa circostanza, vediamo che forse il piede è stato messo a terra in effetti prima che la palla lasciasse le mani del giocatore. In ogni modo il fallo di Vrankovic è stato, il canetto di Vrankovic, vediamo, no, mi sbagliavo io, ha ragione gli arbitri, buono il passaggio di Radovanovic a Vrankovic, quindi niente da eccepire su questo canestro che porta in parità le squadre, il pubblico grida Sabonis, Sabonis, mi sembra siamo 58 pari,
con 12 minuti e 56 secondi da giocare. E Volkov che si fa luce sotto canestro ma sbaglia, Radovanovic recupera il rimbalzo, Drazen Petrovic si fa spazio tutto solo e c'è una stoppata monumentale di Sabonis, un intervento da applausi di Sabonis, questi numeri li sa fare bene, è la quinta stoppata della partita per Arvidas Sabonis. Jugoslavia ancora in attacco e va al tiro ora con una correzione a canestro di Vrankovic sul tiro di Ciutura, passa nuovamente in vantaggio la formazione jugoslava, 12 minuti e 20 secondi al termine, 2 punti di margine per gli jugoslavi con l'Unione Sovietica in attacco. Sempre sul terreno di gioco Kurtinaitis con 4 falli a carico, prova il tiro da 3 punti, Walters nuovamente a stento arriva al ferro, forse non sarebbe il caso che ci provi più ed ora gli viene attribuito un fallo intenzionale su Asa Petrovic. Avete visto lo scorcio di Asa Petrovic in questa circostanza, vediamo i replay, vedete che dopo, mentre Walter si mette la testa fra le mani perché questo effettivamente era un fallo di sfondamento, arriva il numero 4 Petrovic, fa segno che gli altri sono matti e ha uno dei suoi gesti di sfottò che sono quelli che poi provocano il risentimento del pubblico. Ad ogni modo la situazione è ancora di 2 punti. Gine dunque per la formazione in attacco in questo momento con Radovanovic per Drazen Petrovic. Ancora 12 minuti di battaglia in questa partita ed ora infrazione di passi fischiata a Drazen Petrovic. Kurtinaitis per Walters, in campo anche Volkov, Sabonis e il numero 9 Tikhonenko per la formazione dell'Unione Sovietica. Tikhonenko per Sabonis che cerca di servire Volkov sotto canestro, invece dalla palla direttamente a Radovanovic, buon contropiede della Jugoslavia concluso da Drazen Petrovic. Drazen Petrovic miglior marcatore dell'incontro, la Jugoslavia è nuovamente avanti di 6 lunghezze quando mancano 11 minuti e 17 secondi al termine. Va al tiro e realizza Kurtinaitis, 64-60 il punteggio. Ovviamente i russi, come vedete, si affidano quasi esclusivamente alle bombe da tre, qualche volta gli va bene, qualche volta no, è un gioco troppo semplicistico, un gioco che ha i suoi pregi ma praticamente esclude tutti gli altri che il basket invece prevede. Abbiamo visto una bella presa di Sabonis che ha aperto su Kurtinaitis, Volkov ancora un accenno di tiro da fuori, arriva anche Sabonis ma per la verità è un po' troppo indietro, lo vedete che arriva adesso, insomma, o non sta bene oppure soffre troppo il caldo, non so, il fatto sta che la sua prestazione è sconcertante. Siamo a 10 minuti e 36 secondi dal termine, adesso ecco Sabonis che si avvia in panchina, è probabile che abbia qualche problema fisico perché suppongo io più che altro di respirazione, perché è vero che ha avuto un incidente prima di questi campionati alle gambe. Kurtinaitis, ancora Kurtinaitis è un grossissimo cannoniere, ha riportato sotto l'Unione Sovietica, adesso solo 2 punti dividono le formazioni sul terreno, la partita è ancora molto aperta, direi che è interessante anche, anzi in un certo senso molto molto avvincente per quanto riguarda l'andamento del punteggio, molto meno per quello che è il gioco. Vediamo ancora un'esibizione di Petrovic, il quale gioca un po' per conto suo come spesso gli succede nelle serate in cui si sente ispirato. Ad ogni modo l'Unione Sovietica è adesso in attacco con 9 minuti e 59 secondi da giocare, vediamo la conclusione di questa azione come sarà effettuata, ancora con un tiro da fuori, naturalmente non c'è penetrazione, 64 chi attacca, 62 chi difende. 9 minuti e 43 secondi da giocare. Ed è Radovanovic che va al tiro e va a realizzare. Radovanovic, dunque la Jugoslavia ora ha 4 punti di vantaggio, 9 minuti e mezzo al termine, è abbastanza sorprendente il fatto che l'Unione Sovietica continui a non dare, ecco per una volta è stata data la palla al pivot, infatti Belostioni regolarmente è andato a realizzare a 5 su 5 al tiro. Volevo dire proprio questo, è sorprendente che l'Unione Sovietica non giochi sui suoi lunghi, che sono tutti fortissimi, tutti
capaci di farsi valere sotto i tabelloni, eppure i play, le guardie dell'Unione Sovietica insistono ad andare sventuratamente, sciaguratamente al tiro da tre punti senza mai dare la palla sotto canestro. Ora ha sbagliato la Jugoslavia e dunque l'Unione Sovietica ha nuovamente la possibilità di andare al pareggio. Vediamo Kurtinaitis, sul quale c'è Radovic, cerca di farsi spazio, non controlla molto bene, ancora la palla che gira per linee esterne, Volkov ora cerca un'entrata, vorrebbe servire Belostioni ma ha subito un fallo Volkov, vediamo a chi viene attribuito, dovrebbe essere fallo intenzionale, almeno questo è il gesto dell'arbitro Richardson. Fallo di Radovanovic, quarto fallo, fallo intenzionale su Volkov, che dunque avrà due tiri liberi a disposizione, poi si riprenderà con palla l'Unione Sovietica. E dunque la partita può essere nuovamente completamente riaperta dalla formazione campione d'Europa. Avete visto il replay del fallo commesso su Volkov, che sbaglia primo tiro libero. 8 minuti e 42 secondi al termine, Alexander Volkov in lunetta. Soltanto il 40% dalla lunetta per lui, finora sbaglia anche il secondo tiro libero ed ora c'è un altro intervento arbitrale e la palla viene assegnata alla Jugoslavia. E era fallo intenzionale. Questo era il gesto che gli arbitri avevano fatto. Comunque 8 minuti e 30 secondi al termine, la Jugoslavia ha mantenuto due punti di vantaggio sui due errori ai tiri liberi di Volkov. Ora Aza Petrovic va al tiro e realizza saltando la guardia di Belostioni, 68 Jugoslavia, 64 Unione Sovietica, partita ancora molto aperta, l'attacco con Kurtinaitis che non dà la palla a Belostioni che deve andarsela a prendere sulla linea del tiro da tre punti, poi si riporta sotto canestro, chiama la palla, riceve finalmente due uomini su di lui. Ed ora si va al tiro con Kurtinaitis che sbaglia, rimbalzo conquistato da Ciutura per Aza Petrovic, fallo su Aza Petrovic di Omicius, Valdemars Omicius dello Zalgiris di Kaunas. Questi due giocatori sono già stati avversari nella finale di Coppa dei Campioni vinta dal Cibona di Zagabria, che però non potrà difendere il titolo avendo perso invece lo scudetto della Jugoslavia in un incredibile incontro con la formazione di Zara. 7:48 al termine, 68 Jugoslavia, 64 Unione Sovietica. La Jugoslavia che ha certamente maggiore esperienza in taluni suoi giocatori chiave. Avete visto Volkov che ha dei grandissimi mezzi, ma ecco, è il giocatore di cui stavo parlando, numero 4. Tuttavia, avendo 21 anni, anche lui purtroppo non può essere molto esperto e si è mangiato quei due tiri liberi che in un momento cruciale della partita potevano voler dire molto per la sua formazione. Vedete che adesso Volkov è gravato di quattro falli, è stato richiamato in panchina. L'Unione Sovietica ha sempre quattro lunghezze da recuperare ed è in difesa sull'attacco della Jugoslavia, ancora Vrankovic. Vedete che Aza Petrovic adesso addirittura si è andato a incunerare fra due avversari, un canestro importantissimo di Ciutura. Ciutura ha segnato un canestro molto molto importante, solo da due, sei punti di vantaggio per l'Unione Sovietica, per la Jugoslavia che è in difesa. In questo momento Radovanovic ha commesso fallo su Sabonis, è rientrato sul terreno, si gioca ancora punto a punto, è il quinto fallo di Radovanovic. Adesso naturalmente la situazione, vediamo qui il replay di questa azione, aveva ricevuto palla, forse in questa circostanza per la verità sono stati un pochino severi nei confronti della Jugoslavia i due arbitri, che sono, lo ricordo, Richardson della Gran Bretagna, ma aveva preso palla, non c'era motivo di fischiare questo fallo, e Murillo che è in primo piano, l'arbitro argentino che ha in effetti fischiato questo intervento irregolare di Radovanovic che priva la Jugoslavia di una pedina molto importante, mentre la partita è ancora molto aperta con 7 minuti e 12 secondi da giocare. Arvidas Sabonis è arrivato a un bottino personale di 14 punti, al posto di Radovanovic è entrato un altro giovane molto interessante, un ragazzo di 18 anni, Divac, il numero 6 della formazione jugoslava, un ragazzo di 18 anni che già si è messo in luce nel corso di questi campionati mondiali. Ci sono 4 punti di vantaggio per la formazione in attacco, va ora al tiro da 3 punti Aza Petrovic, sbaglia,
La Jugoslavia sta giocando da alcuni minuti senza Dražen Petrović, richiamato in panchina per prendere un po' di fiato, per essere utilizzato nelle battute finali che saranno presumibilmente incandescenti. Ha sbagliato ancora Aza Petrović, ora l'Unione Sovietica ha la possibilità di andare ad un tiro abbastanza facile, ma sbaglia Kurtinaitis ancora. C'è molta precipitazione in queste conclusioni dell'Unione Sovietica e Ciutura punisce l'errore dei sovietici in attacco, riproponendo 6 punti di margine per la Jugoslavia. Omicius in palleggio per Bellostioni. Vedete che quasi sempre i pivot dell'Unione Sovietica vanno a trovarsi la palla molto fuori. Ora Sabonis prova un tiro dalla distanza, forse era troppo vicino, allora ha sbagliato. E per la Jugoslavia ci sono 6 punti di margine a 6 minuti dalla fine. In precedenza il pubblico ha fischiato perché il pallone che dopo è stato realizzato da Ciutura era terminato fuori campo. Vedete che in questa circostanza ha commesso fallo, mentre in primo piano Dražen Petrović viene rimandato sul terreno al posto del fratello. Il fallo lo ha commesso Kurtinaitis. Kurtinaitis, che qui dice all'ero, ma non è un'ala, Kurtinaitis è una guardia, e deve lasciare il campo. Adesso non so chi entrerà a tirare da lontano. Vediamo il primo piano del numero 10 Radovic. La Jugoslavia sta comportandosi in maniera eccellente, in un certo qual modo sta tenendo alto, diciamo, l'onore dei raggruppamenti ai quali ha partecipato, e con questo minuto di sospensione la squadra ora inquadrata con 6 lunghette di vantaggio, 5 minuti e 48 secondi da giocare, mentre vedete ancora le cifre in sovrimpressione che vi danno la supremazia jugoslava nel tiro da 2 punti e nei tiri liberi, mentre c'è un dominio sovietico non sfruttato sui rimbalzi, perché quando si prende il doppio dei...